Con il direttore sportivo Giuseppe De Santis, buonasera e buon anno nuovo direttore. Cominciato l'anno nuovo con una sconfitta del Montello, come si può commentare questo KO interno per 2-1? Beh, guarda, intanto buon anno a tutti, ma se dovessi parlare della sconfitta lasciamo perdere, quindi dico che la partita è andata, no? Ci poteva stare un risultato di pareggio complessivamente per essere una partita più equilibrata. Dall'altra parte il calcio di rigore ci stava, non ci stava, non voglio manco commentarlo, però la partita è andata così, va archiviata. Pensiamo alla trasferta di Borgo Faini. L'auspicio comunque è che sia una battuta d'arresto per l'Atletico Vitri e che non si faccia un altro filotto negativo come quello che c'era stato nel finale 2019. Magari le prossime partite non sono troppo complicate, ecco, rispetto magari a qualche giornata fa in cui c'era una serie di scontri diretti con squadre d'alta classifica. Adesso invece la Tredici dovrà subito ripartire dopo questa sconfitta. Guarda, io devo essere sincero, questo campionato non l'avevo mai seguito, però sto vedendo che ci troviamo sempre di fronte squadre bene o male che attrezzate, no? Con giocatori, con calciatori di esperienza, vengono da categorie superiori e lo stanno dimostrando. Io non do per scontato niente, io credo che domenica dobbiamo valutare l'avversario che ci troviamo di fronte e metterci il nostro impegno, poi dopodiché è il campo che dirà la sua. Mi auguro che domenica sia stata una battuta d'arresto, perché prendere un gol quasi sul fine del primo tempo e poi recuperare la partita e perdere sul calcio di rigore, insomma, resta un po' l'amaro in bocca. Non è che la squadra non ha reagito oppure non aveva recuperato il risultato, il primo gol subito. Insomma, ci sta tutto. Poi l'episodio del calcio di rigore non è che ha chiuso, ci ha messo una condizione di lavorare nuovamente in campo per il recupero della partita. Però dico la sincera verità, non è che ho visto la nostra squadra non ha reagito oppure non è scesa in campo con il dovuto spirito. Secondo me ha avuto un po' più paura nel primo tempo, potessi pensando di trovarsi di fronte a una squadra, insomma, di un certo interesse, e infatti il primo gol è stata una nostra distrazione, un tiro da fuori area, e il calciatore del Montello ha trovato il gioco della domenica, insomma. Considerando la classifica corta e il campionato equilibrato, può essere questo un periodo importante quello che porta fino alla fine di gennaio, perché sono tre partite delicate, di cui due in casa. Può essere questo un periodo davvero spartiacque per l'Atletico Vitri? Io penso di sì. Noi abbiamo domenica Borgo Faini, poi abbiamo il Real Latina, se non sbaglio, poi dovremmo, se non sbaglio, giochiamo in casa, no? Con il Proform in casa. Con il Proform in casa, quindi di conseguenza dovremmo lavorare per incamerare i più punti possibili, insomma, ecco. La classifica è corta, ma io non guardo la classifica, io guardo domenica per domenica, perché se metto a guardare la classifica mi faccio dei ragionamenti, poi il campo dice tutte altre cose, quindi considerando che domenica l'Armada perso, le altre squadre perdono, quindi mi sembra un campionato equilibrato, lasciamo perdere la squadra che sta prima in classifica, che insomma ha preso un margine di... E devo essere sincero, mi sembra strano rispetto alle partite che ho visto del Pontigna e del Borgo Armada, è quella che ho visto con il Montenegro, insomma, ecco, mi sembra una classifica un po' strana rispetto alle forze delle squadre che scendono in campo. L'auspicio è che questa classifica, l'Atletico Vitri, possa risalire il prima possibile. Noi ci auguriamo di chiudere il girone di andata almeno intorno ai 24 punti, insomma, no? Quindi la vittoria, se riusciamo a fare il risultato fuori casa, poi ci abbiamo relativi in casa, lì 24 punti, no? Il girone di andata mi sembra un buon risultato, considerando anche le sconfitte che abbiamo subito, insomma. E poi abbiamo un girone di ritorno che non è semplice, perché dobbiamo affrontare parecchie squadre blasonate fuori casa, poi starà lì, intanto i ragazzi prenderanno maggiore condizione, insomma, cercheranno di mettere a frutto quello che sono le esperienze che gli potrà dare il mister. Grazie.